ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pane rustico creato con tre ingredienti che non pensereste mai che sono buonissimi insieme: birra franciscaina, olive e noci pecan. Veramente un'esplosione di gusto che si può abbinare a qualsiasi tipo di cibo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Iniziamo il nostro video creando lo starter e per esso ci serviranno 55 g di farina forte tipo 0, 30 ml di acqua a temperatura ambiente e 1 g di lievito fresco. Per prima cosa prendiamo un contenitore e ci versiamo dentro l'acqua, il lievito e mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con una forchetta finché il lievito non si scioglierà. Una volta sciolto aggiungiamo la farina e mescoliamo per bene. Poi lo copriamo con l'apposito coperchio e lo lasciamo a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per 1 ora e mezza a 2 ore, ossia finché il nostro starter non raggiungerà il livello del tappo. Ora vediamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per l'impasto, ossia 500 g di farina 0 forte, 210 ml di acqua a temperatura ambiente, 140 ml di birra franciscaina, 13 g di sale, 3 g di lievito fresco, 60 g di olive nere denocciolate e 60 g di noci pecan. Per prima cosa prendiamo una ciotolina e ci versiamo dentro l'acqua e il lievito. Poi mescoliamo per bene finché quest'ultimo non si scioglierà. A questo punto mettiamo da parte il nostro composto, prendiamo una ciotola di legno e ci versiamo dentro la farina e il sale. Poi li mescoliamo per bene. A questo punto possiamo aggiungere il nostro composto di acqua e lievito e la birra. Poi mescoliamo il tutto per bene. Poi aggiungiamo il nostro starter, guardate com'è venuto bene, ricco di alveolature e altissimo. Poi continuiamo a mescolare il tutto per bene. Amalgamato per bene anche il nostro starter, possiamo coprire la ciotola con della pellicola alimentare trasparente e lasciare il tutto a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per mezz'ora. Passata la mezz'ora possiamo togliere la pellicola alimentare trasparente e mettere sulla superficie del nostro impasto un po' di olive e un po' di noci pecan, che in precedenza abbiamo tagliato grossolanamente. Poi ci bagniamo le mani e con coraggio prendiamo il nostro impasto e lo giriamo come sta facendo la mia mamma. Poi mettiamo ancora un po' di olive e di noci. Ora giriamo la nostra ciotola, ci bagniamo le mani e facciamo un'altra piega, proprio in questo modo, e andiamo a coprire. Poi mettiamo ancora un po' di olive e di noci. Ora giriamo di nuovo la nostra ciotola, ci bagniamo un'altra volta le mani e facciamo la terza piega. Ok, sempre andando a coprire. Mettiamo sempre un po' di olive e noci. Giriamo di nuovo la nostra ciotola, ci bagniamo le mani e facciamo la quarta e ultima piega, sempre andando a coprire in questo modo. Poi lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare un'altra mezz'ora nel forno spento solamente con la luce accesa. Passata la mezz'ora facciamo per la seconda volta le quattro pieghe, poi ricopriamo la nostra ciotola con la pellicola alimentare trasparente e la lasciamo a lievitare per un'altra mezz'ora nel forno spento solamente con la luce accesa. Passata di nuovo la mezz'ora facciamo per la terza volta le nostre quattro pieghe, poi come prima copriamo la nostra ciotola con la pellicola alimentare trasparente e la lasciamo a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per mezz'ora. Passata la mezz'ora facciamo per la quarta e ultima volta le nostre pieghe. Fatto ciò,
ricopriamo il nostro impasto con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora. Passata un'ora di lievitazione, rovesciamo il nostro impasto sul nostro banco di lavoro spolverizzato di farina, aiutandoci con un tarocco, e cerchiamo di non farlo ricadere su se stesso. E voilà! Prendiamo il nostro impasto da sotto e lo allarghiamo leggermente con le mani, come sta facendo la mia mamma, in modo da creare un cerchio un po' più omogeneo. Mi raccomando, non dobbiamo aggiungere la farina. Ora iniziamo a dare le pieghe al nostro impasto, quindi prendiamo un lato, lo portiamo in mezzo e facciamo la stessa cosa anche con gli altri lati, proprio come sta facendo la mia mamma. Benissimo. Ecco fatto. Poi con coraggio giriamo il nostro impasto. Perfetto. Poi lo copriamo con una bulla e lo lasciamo lievitare 15-20 minuti. Nel frattempo abbiamo preso un canovaccio, ora lo spolverizziamo con molta farina e aiutandoci con le mani applichiamo molta pressione in modo che penetri dentro, proprio in questo modo. Fatto ciò prendiamo una ciotola con il diametro di 22 cm e ci mettiamo sopra il canovaccio con la farina rivolta verso l'alto, proprio come sta facendo la mia mamma. Passati 20 minuti, prendiamo il nostro impasto, lo spolverizziamo con un pochino di farina. Con coraggio lo giriamo su se stesso in questo modo. Ok. E con le mani andiamo a creare un rettangolo. A questo punto iniziamo a dargli delle pieghe, quindi prendiamo la parte di destra, la portiamo circa in mezzo. Prendiamo la parte sinistra e andiamo a coprire, proprio in questo modo. Poi lo iniziamo ad arrotolare su se stesso, come sta facendo la mia mamma. Ok, ci siamo. E voilà! A questo punto spolverizziamo il nostro impasto con della farina. Ok. Poi lo prendiamo con coraggio e lo giriamo al contrario dentro la nostra ciotola. Poi lo pulverizziamo con della farina, come sta facendo la mia mamma, anche nei bordi. Lo copriamo con il nostro canovaccio e lo lasciamo lievitare nel frigo per almeno 12 ore. Abbiamo tirato fuori dal frigo il nostro impasto, ora li andiamo a togliere tutti i nostri involucri con delicatezza. Ok, poi spolverizziamo leggermente con della farina, in questo modo. Poi copriamo il nostro impasto con un foglio di carta da forno e una teglia. Poi, prendendo la ciotola, con coraggio lo capovolgiamo in questo modo e andiamo a togliere i restanti involucri. Poi spolverizziamo abbondantemente il nostro pane con della farina, la stendiamo dappertutto. Poi con una lametta o un coltello molto affilato andiamo ad applicare un taglio a croce, proprio in questo modo. Ora mettiamo a cuocere il nostro pane nel forno che abbiamo preriscaldato già 40 minuti fa, 240 gradi, forno normale, insieme alla teglia sulla quale cuocerà il nostro pane. Ora possiamo far scivolare il nostro pane nella teglia che avevamo già preriscaldato. Ok, poi prendiamo la teglia sottostante a contatto con il forno, ci mettiamo 100 ml di acqua, la rimettiamo nel forno e cuociamo per 20 minuti chiudendo il forno.
Passati 20 minuti possiamo abbassare la temperatura a 200 gradi e continuiamo la cottura per altri 50-60 minuti. Ed ecco il nostro pane dopo un'ora e 20 di cottura, ora lo lasciamo raffreddare su una griglia completamente. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pane, ragazzi! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pane rustico! Ragazzi, veramente spettacolare! È croccante fuori, morbido dentro, ricco di alveolature. Quando lo si mangia proprio si sente un'esplosione di gusto, si sentono perfettamente tutti e tre i sapori. Poi è versatilissimo, si possono fare tantissimi piatti. Insomma ragazzi, è assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.